Nei villaggi dei pastori Imba sono rimaste solo le donne coi bambini. Gli uomini sono tutti partiti con il bestiame. Giorni di cammino in cerca di pozze e di foraggio, lungo le piste disegnate nel corso del tempo da antichi corsi d'acqua, oggi evaporati. Il sud dell'Angola è flagellato dalla siccità. Le ferite del paesaggio sono impressionanti. Fiumi scomparsi, terreni spaccati dall'arsura, raccolti e pascoli bruciati dal caldo prolungato. Nei letti prosciugati dei fiumi si scavano buchi a mani nude in cerca d'acqua, ma ogni giorno si fa più difficile. Queste immagini provengono dalla provincia meridionale del Namibe, alle prese con una paurosa crisi ambientale e umanitaria. Intere comunità agropastorali sono allo stremo. Campi e greggi sono una desolazione. Dove un tempo c'erano boschi di acace, oggi restano solo foreste fossilizzate. E il deserto avanza implacabile, minacciando intere città. Siamo stati in questa remota parte dell'Africa, dove l'ONG italiana COSPE è in prima linea per affrontare l'emergenza. Vi raccontiamo cosa abbiamo visto con un ampio reportage pubblicato sul nuovo numero di Africa.